Eccoci bambini, come promesso vi avevo detto che ci saremmo risentiti per i compiti di geografia. A dire la verità, questi compiti non sono proprio di geografia, ma sono anche un po' di musica, quindi geomusica facciamo oggi, o musica geo. Allora, in classe, prima delle vacanze di carnevale, come compito avevate da disegnare la casa dei vostri sogni, la città, la vostra casa ideale. E abbiamo ascoltato in classe con alcuni di voi, forse solo con la prima B, questa canzone. Casa molto carina, senza soffitto, senza cucina, non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento. Non si poteva andare a letto in quella casa, non c'era il tetto, non si poteva fare pipì perché non c'era vasino lì. Ma era bella, bella davvero, in via dei matti numero zero. Ma era bella, bella davvero, in via dei matti numero zero. Ecco, questa canzone sono sicuro che i vostri nonni e i vostri genitori la conoscano. Quindi la trovate sul sito come collegamento e potete ascoltarla. Non è il caso di guardarla perché, come dico sempre in classe, la musica si deve ascoltare, non si deve vedere. Quindi non passate nel limite del possibile, non passate troppo tempo davanti ai monitor del computer per fare i compiti, mi raccomando, e vi chiedo appunto di imparare questa canzoncina, quindi questo è il compito di musica, e sul quaderno verde di geografia, dopo aver disegnato appunto la vostra casa e la casa dei vostri sogni, e purtroppo non abbiamo avuto tempo dopo le vacanze di Natale di mostrare a tutti i nostri amici, i nostri compagni le case dei nostri desideri, ma lo faremo, non vi preoccupate, lo faremo. Vi chiedo ora di fare questo lavoro. Scrivete la data. Io ho fatto un esempio, ho scritto giovedì 19 3 2020, che è la data di domani. Voi fate i compiti quando potete, quando i vostri nonni, i vostri genitori vi possono aiutare, non è importante. L'unica cosa, ovviamente, è che se li fate venerdì, sabato o lunedì della prossima settimana, mettiate la data giusta, ok? E fate proprio come facciamo in classe, quindi metterete qui di fianco la nuvola, il sole, la pioggia, il tempo meteorologico. Ne approfitto per ringraziare i bambini che tramite le rappresentanti mi hanno mandato le foto dei calendari, avete fatto dei lavori bellissimi, complimenti, continuate così, spero che quel calendario possa esservi di aiuto. Torniamo al compito, scrivete sul quaderno questo titolo, La città molto carina, e poi continuate il titolo, questa riga potete scriverla colorata col colore che volete e le righe successive potete scriverla con la matita grigia, come vorrei la mia città. Ecco, dopo aver immaginato la casa dei nostri sogni, vi chiedo di immaginare la città dei vostri sogni. Quindi trasformatevi in ingegneri e disegnate, mi raccomando, ho scritto anche colora perché se dico solo disegnate, qualcuno di voi solo disegna. Vi chiedo anche di colorare la città dei vostri sogni, quindi date spazio alla vostra immaginazione, potete fare anche il lavoro non solo su una pagina, ma su più pagine, quindi davvero non è obbligatorio stare solo dentro una pagina, potete fare più pagine, tutto quello che volete. Immaginate, sbizzarritevi, fate un lavoro molto creativo. Se avete paura di sbagliare, volete prima fare il compito su un foglio di bruta o su un foglio a parte che poi incollate sul quaderno, va benissimo, non c'è nessun problema. Ok? L'importante è che sia vostro, che sia creativo, d'accordo? Quindi questo è il compito di geografia. Vi chiedo anche di
di ascoltare questa canzoncina di Sergio Endrigo. È molto facile, secondo me la potete imparare senza problemi. Ascoltate questa canzoncina. Questa canzoncina si chiama Tu sei la mia città, è una canzone dello Zecchino d'Oro del 2010, molto, molto bella, molto carina, e parla appunto di questo bambino che ringrazia per il posto in cui vive. Ascoltatela, a me piace molto. L'ho insegnata anche ai bambini di terza negli anni scorsi e secondo me è un bel modo per immaginare anche come possono essere le città e quanto siano importanti le città. E secondo me in questo periodo in cui non possiamo uscire, ci rendiamo conto davvero quanto è importante andare al parco giochi, quanto è bello uscire per fare le passeggiate, quanto è bello uscire e andare a fare le spese al mercato. Ecco, sono tutte cose che prima forse davamo per scontato. Questa canzone ce le ricorda un po', ok? Quindi questi sono i compiti di geografia e di musica di questa settimana. Io vi auguro buon lavoro. Ci sentiamo ancora per i compiti di storia. Ciao ciao!